Oggi torno a parlarti di business e comunicazione. C'è una richiesta che ricevo spessissimo da parte di professionisti come ad esempio avvocati o commercialisti che è più o meno di questo tipo. Buongiorno Massimo, mi trovo a scriverle questa mail per un consiglio e la parola scriverle è sempre con la L maiuscola. Questo ovviamente può essere considerato una forma di cortesia, ma di fatto chi legge le mie mail sa che do sempre del tu a tutti e utilizzo sempre un linguaggio molto semplice, quindi mi aspetto che la maggior parte dei miei iscritti mi rispondano con lo stesso tono. Però non succede. Questo perché, soprattutto per determinate categorie di professionisti, questo linguaggio, tra virgolette, complesso o comunque tecnico, diventa una parte di loro, diventa una sorta di deformazione professionale. Un avvocato, ad esempio, è obbligato a utilizzare determinati vocaboli, stessa cosa per un commercialista. Però non è necessario fare lo stesso con i clienti. Non so se ti è, ad esempio, mai capitato di parlare con qualcuno, ad esempio un veterinario o comunque una persona tecnica, che inizia a parlare utilizzando questi linguaggi tecnici e tu non capisci veramente nulla. Come ti senti? Io personalmente mi sento un co. E credo che sia la stessa cosa praticamente per tutti. Il consiglio che do sempre a tutti è quello di utilizzare un linguaggio che un bambino di 10 anni è in grado di capire. E può sembrare un po' svilente, soprattutto per chi ha studiato per tanti anni, però il problema è che se la persona che è di fronte non capisce quello che dici, difficilmente riuscirà a capire il valore che hai da offrirgli. Ed è un problema in cui sono caduto anch'io tantissimi anni fa. Quando insegnavo informatica avevo lo stesso problema. Utilizzavo dei linguaggi tecnici che chi avevo di fronte non capiva e lo facevo sì, per sentirmi grosso. Io sono bravo, sono uno sborone. Il problema è che chi avevo di fronte non capiva cosa io dicessi. E questo, per ovvie ragioni, lo allontanava da me. Qualche tempo fa ho visto un video di Brian Tracy dove parlava proprio di questo argomento e ne ho trascritto una parte che ora ti leggo. Il tuo annuncio deve comunicare esattamente cosa offri. Deve dire esattamente i benefici specifici che i clienti riceveranno e perché la tua offerta è superiore a qualunque altra disponibile sul mercato. Utilizza il modello del bambino di 6 anni. Se il tuo annuncio pubblicitario è abbastanza chiaro, un bambino di 6 anni sarà in grado di spiegare ad un altro bambino di 6 anni che cosa è il tuo prodotto, cosa ottieni se lo compri e perché il tuo prodotto è la scelta migliore rispetto a quella dei concorrenti. Se il tuo annuncio non è abbastanza chiaro per un bambino di 6 anni, significa che lo devi riscrivere. Ora, io ho utilizzato sempre come metafora il bambino di 6 anni, ma il concetto è esattamente lo stesso. Il cliente deve capire, senza fatica, quello che fai. Quando ti rivolgi a clienti o a potenziali clienti, devi utilizzare un linguaggio così semplice da non lasciare spazio a nessun tipo di dubbio o malcomprensione. Al contrario, questa persona si rivolgerà a qualcun altro, a un tuo concorrente, probabilmente a qualcuno che sa comunicare e spiegare meglio. E i professionisti abituati a utilizzare un linguaggio tecnico molto elegante, molto forbito, hanno veramente difficoltà in questo. Non riescono a utilizzare un linguaggio semplice per fare capire davvero chi hanno di fronte quello che fanno. Aggiungiamo inoltre il fatto che a volte nemmeno loro sanno qual è il loro punto di forza e qual è il vero vantaggio che hanno rispetto ai loro concorrenti. Uniamo le due cose e viene veramente una cosa terribile, un obbrobrio di annuncio o di comunicazione. A me è capitato spesso di leggere dei preventivi dove veramente non capivo niente. Cioè io leggevo un elenco di termini che nemmeno sapevo cosa significassero e probabilmente è capitato anche a te lo stesso. E come ti sei sentito? Probabilmente hai messo da parte il preventivo e non l'hai nemmeno più aperto. So che per tutti non è facile fare un passo indietro, utilizzare un linguaggio molto più semplice, un linguaggio di fatto elementare, dopo magari aver conseguito anni di studi, però è quello che devi utilizzare se vuoi riuscire a comunicare efficacemente con i tuoi clienti. E ricorda, esattamente come dice Brian, devi comunicare chiaramente cosa offri, quali benefici specifici i clienti riceveranno e perché la tua offerta è per loro superiore a qualunque altra presente nel mercato. Fai questo semplice compito, trasforma la tua comunicazione in maniera così semplice e i clienti arriveranno da te davvero come le cavallette. Con questo è tutto, se hai trovato utile questa pillola, clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ripeto, so che per molti può essere difficile utilizzare un linguaggio semplice, però di fatto è quello che devi fare. Tantissimo tempo fa ho portato il mio gattone dal veterinario, che purtroppo stava male, e il medico ha iniziato a darmi un elenco di termini tecnici, di nomi di malattie, di nomi di medicine, e io ti giuro, non ho capito niente. Sono stato 5 minuti a bocca aperta a cercare di capire e alla fine non ho capito niente. E nonostante gli facessi domande per capire davvero cosa aveva il mio gatto, non è stato in grado di spiegarmelo in modo semplice. Per fortuna un suo collega, che è un mio amico, è riuscito poi a spiegarmelo in modo molto semplice, che era un qualcosa del tipo: il tuo gatto ha la febbre, devi dargli l'antibiotico. Punto. E niente, nonostante fosse un messaggio così semplice, questo veterinario non è stato in grado di comunicarmelo. Quindi pensa davvero come mi ha fatto sentire quel veterinario e se io ho ancora voglia di tornare da lui. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!